Però stavo pensando, cosa impossibile, sarebbe bello pigliare quel display lì, schiaffarlo dentro in questo. Perché stavo cercando di metterli livellati, no? A parte il fatto che anche se lo mettessi dopo non sono livellati. Io lo volevo proprio uno schermo non più alto, più basso. Allora ho detto, sarebbe bello fare un sistema di avere questo blocco sotto. Qui, non so, magari lo fai di cartone, no? Roba semplice, giusto per fare... Perché stona sta cosa scritta Acer, non si può cancellare della scolorina, non lo so. Allora ho detto, e quel monitor là, bellissimo, che questo praticamente è da buttare. Allora, come grandezza non ci siamo, NCS. Come altezza neanche. Fammi pensare. Allora, questo è 23 pollici, questo è 24. Però mettendolo dentro magari ci sta tutto storto poi dentro. L'elettronica che c'è dentro qui, buttarla tutta via. Non lo so, ci penserò. Adesso weekend project. È perché questo c'ha il piedistallo già più bello. Tutto più bello. Questo è tutto plasticone. Ci guarderò. Guarda, guardate, è già migliorato il monitor. No, sarebbe bello, guarda, mettere il vetro del Mac, del monitor Mac sopra. Già è migliorato di brutto, eh. Già un monitor così costa $100 in più. Che bello. Solo che non è la stessa altezza, rimane un po' scomodo. Comunque, continuiamo il nostro processo. Ok, allora stiamo smontando il monitor della Apple per la quinta volta. Però come abbiamo già spiegato nei video precedenti, è rotto. Cioè questo è da prendere e buttare via, oppure spendere $700 per aggiustarlo. Quindi lo schermo è rotto, lo schermo praticamente. Perché se era una cosa qui piccola me la aggiustavo, invece no. Allora noi adesso con questo non abbiamo niente da perdere. L'altro vediamo, secondo me verrà una cagata, però giusto per fare uno spatacco, si spatacca, noi melati spatacchiamo sempre. Oh, eccolo qui, il display cinema. Ecco amici, questo è l'Acer, no? Come potete vedere, ci sta perfettamente dentro. Quindi noi non tenteremo di ricreare l'irricreabile. Noi tenteremo di ottimizzare questa sfortunata creatura della tecnologia e farla elevare a dei livelli che, ahimè, non riusciremo a ottenere. Ma lo stesso, al Mac mi serve un supporto decente. Comunque abbiamo sofisticate conoscenze tecnologiche, signori, possiamo farcela. Sarà un monitor migliore? Sì, più forte, più veloce. Che film è? No, comunque l'idea di schiaffarcelo dentro è perfetta. Solo che bisogna togliere tutta la componentistica melata, ovviamente fare un decente, rispettoso funerale, magari sotterrare in giardino tutti i componenti elettronici, cosa che farei, no problem. Sai che bellissimo video? Solo che componenti elettronici potrebbero avere dei elementi inquinanti, quali il cadmio, l'uranio 362, il piombo, e allora poi arriva la polizia e allora ci guarderemo. Comunque, continuiamo nello smontaggio. Ok, questo è il weekend project. Allora, ovviamente per aprire, visitare questi viti avete bisogno, dei cacciaviti particolari, che non ho. Ho questo, che è un cacciavite normale, che però
fortuna ha voluto che funzionasse abbastanza. Allora, sono riuscito a aprire le ali, queste sono più... non riesco a aprire neanche uno, devo andare a prendere le pinze. Questa? No. La ventolina e ci sono delle specie di blu. Ecco, questa. Io posso vendere i pezzi su eBay. Sai, questa ventolina, sai quanto vale? La ventolina melata. Guarda che bella! Devo staccare questa cosa. Il cuore. Signori, questo è il cuore dell'Apple Display Cinema. Guardate, guardate la tecnologia che nessun essere umano potrebbe riuscire. Comunque adesso ci guardo, poi faccio vedere come viene. Ok amici, sono riuscito a togliere questi viti qui. Adesso passiamo a questi altri viti qua. Dovete, per fare questi lavori dovete avere degli oggetti abbastanza di precisione. Dovete avere una chiave inglese, un martello, cacciaviti di precisione. Questo cos'è che è? Ah, lo speaker, guarda che bello. Guarda. Deve essere una specie di mini subwoofer. E perché poi ha anche questi qua che sono speaker, no? Useremo questo sistema di precisione. Pinza con... ecco. Con cacciavite. Ah, questa... Praticamente stamattina ho detto basta, metterò a posto la scrivania. E poi mi è venuta l'idea. Vedi, le idee migliori vengono così, spontanee. Allora. Proprio le idee, poi le idee proprio migliorissime. C'è qualcuno che non è... Ma allora, questo è da buttare, quello che ah, non... Ah, ok, è quel lavoro disgraziato. Allora, guarda la semplicità, sì. E il design. Togliamo tutto. Questo, così com'è, lo schiaffi dentro, perché ci sta. E quindi poi metti il vetro finito. Adesso questo bisogna toglierlo. Ma non rimane tutto... gli devi togliere anche tutto il contorno. No, così com'è. Ma poi non si vede bene perché è un po' obliquo. Allora. Bisogna provare e vediamo alla fine, non lo so. Ok. Comunque, male che vada, lo togliamo e buonanotte. A posto. C'era qualcuno che non era convinto. Una non credente. Non ha la visione melata. Come ha detto Steve Jobs. Cogliete l'attimo.
Non andate a scuola a fare le stronzate. Quando avete un'idea, fatela. Ole. Voglio aprirlo ma senza distruggere proprio tutto. Come farei con un Samsung Galaxy S. Voglio aprirli ma con una certa un certo rispetto per il fondatore che ormai oggi non c'è più. Allora, queste cose possiamo staccarle. Il logic board. Oh, guarda qua quanto è bella questa qui su eBay, $10, easy, perché c'è quel programma che vanno in quei cosi i depositi, trovano la merda, una sedia brutta, $10, easy, una pinza, una chiave in gatto, $20, easy. Tutto easy, sì, easy, vai, mettere il prezzo è easy, poi vendere un altro discorso. Guarda che bello. Sei sicuro vuoi che su eBay non si possa vendere? Il problema è che non sappiamo se funziona. Perché? Olè, guarda questa, la ventolina. Vuoi questa che è $15, easy. Serve a niente. I maligni diranno: cos'è che serve sta? Serve, questo serve per farti pagare un monitor $800. E invece no, quello sicuramente se l'hanno messo, serve a qualcosa. E l'Emi filter. Questo qua, guarda che bello! I condensatori elettrolitici. Questi qua, la particolare dei condensatori elettrolitici è che se inventi la polarità esplodono. È una cosa che facevo sempre a scuola. Questo filo, $5, easy. Diamolo qua. Bisognerebbe fare un pacchetto su eBay, roba sfusa e melata. Cosa si chiama dentro? Dicevo, come in tutte le parti elettroniche del mondo, cosa che io mi sono imbattuto milioni di volte, riesce a smontare tutto, ma c'è sempre una vite stronza. E pensavo che questa era. Invece no, sono qui. Olè. E vedi, la roba melata, affidabile fino all'ultima vite. Perché tutte le volte è una vite che non riesci e poi... si spanna. Ogni vite è testata. Olè. $1, easy. Vediamo qua. Questa cosa. E guarda che bello! Cioè, avete voi elettronici, elettrotecnici italiani, avete mai visto una connessione strana così? Io non l'ho mai vista. E io ne ho esperienza di spatacchi, eh. C'ho una grandissima esperienza. Un connettore a 3. Questo connettore. 50 cents easy. Allora, però il problema è come cavolo faccio a staccare. Allora, perché praticamente...
Ah beh, se vediamo se si può farli uscire. Ah, guarda. Hai capito? Easy. Questo buco sarà perfetto per infilare i cavi dell'altro. Olè. Questo qua $50 easy. Andiamo qua. Poi abbiamo questo. Remember, don't try this at home. This is for expert. Questo cos'è che sarebbe? Sarebbe uno speaker. Oh, vediamo come sta venendo. Oh, vediamo come sta venendo. La mela. Quanto è bellissimo. Allora, poi, questo cosino. Ah, questo guarda, è un magnete. Ah, sì, è il magnete perché il monitor... Fate fatto che questo non c'è bisogno di toglierlo. Non neanche riesco a toglierlo. Ah, questo è solo il magnete. Allora, questo possiamo anche schiaffare qui. Vediamo. Questo cos'è? Ah, anche qua c'è il magnete. Qua c'è il magnete. Qui c'è un magnete. Un magnete. Questa è la telecamerina e questa la togliamo. Questa qui su eBay, $15 easy. Guarda che bella. $15 easy. Dov'è che è caduta là? Bello sto sistema. Cos'è che è? C'è un sistema telecamerina. Ah, questo cavo non si può togliere. Questo lo dobbiamo togliere per forza. Poi anche questo, questo ce l'ho. Ho l'impressione che questi siano proprio saldati nella struttura. Quelli tocca togliere, se no come che si fa? Allora, adesso un attimo che mi concentro, studio i grafici e poi ci vediamo dopo. Ok, signori. Siamo di fronte a un problema della scienza. Signori, dottor Carimpioni, cosa sta facendo? Che film è? Allora, siamo di fronte a questo piccolo problema. Praticamente ci sono sti cosi che non so come sono fatti. Sono o saldati dentro o avvitati. Adesso tenteremo o di toglierli, perché... cioè... l'idea può sembrare stupida a un pubblico che non capisce l'elettronica avanzata. Però in realtà, guarda, va perfetto. Anzi, così è molto meglio, perché... però ci sono quei cosi che vanno tolti. Allora, proviamo... la vedo durissima. Ma anche segarli... lo fa vedere. Ah, guarda. Perfettissimi! E abbiamo fatto il long plane, allora. Olè, bella faccia. Steve Jobs, non guardarci. Dobbiamo rimuovere questo dente. Ne è sicuro? Vediamo com'è adesso. Come on.
cosa. Ci siamo, ci siamo. Dietro ci abbiamo i buchi. Teoricamente c'è questo che rompe un po' le scatole. Questo monitor qui ad aprire, non c'ho manco le viti. Però mi piacerebbe lasciarlo così, così non facciamo dei contatti strani. Praticamente, vabbè, basta togliere questi. Dottor Crimpioni! Curare, c'è un bottone. Adesso li togliamo. Praticamente questi com'è che erano? Erano solo inseriti. Inseriti niente di che. Dovrebbe per essere fantastico, affilissimo. Così metti il vetro. Cosa che la vedo dura. Vabbè, si mette un po' di scotch intorno. Allora, togliamo anche questi, vediamo. Ah, però questo non è il sistema. Questo non è il cavo. Sempre la solita solfa. Così. Bisognerebbe comunque trovare un sistema di adesso infilarlo. Non si muove. Cos'è che rompe la scatola? Sarà questo sistemone? Adesso li togliamo tutti. Pensavate che il martello lì l'avevo messo giusto per fare così uno sfottò, invece no. Serve. Olè. Quasi quasi a filo. Facciamo una prova veloce. Però ci siamo. E monitor melatissimo. Bisogna che questo venga un po' più su. Anche un po' più giù, perché sinceramente vorrei coprire sto acero. Oppure aprirlo e forse
togliere il bordo perlomeno dell'Acer, così non abbiamo problemi con la screen. E poi ci manca quel proprio millimino che stia un po' più in dentro. Quel millimino, insomma. Per far ciò, ci guarderemo. Allora, per il momento ci studio i diagrammi, poi ci sentiamo. Ok, ho trovato il modo di togliere la cornice dell'Acer, praticamente da qui si riesce. Olè. Adesso forse mi dà quel sporco. Allora, lo puliamo dopo. Allora, questo sta qui, questo qua là. Anzi. Oh, caputo, sto uscendo. Calmissimo. Ah, perché non avendo la cornice questi cavoli sono un po' volanti. Aspetta, rimettiamo queste due viti che avevo tolto. Adesso, prima di pulirlo così, facciamo un altro pezzo. Allora, questo video, se funziona, cosa che c'è un'alta probabilità che non funzioni, si chiamerà Pimp My Monitor. Pimp è una roba che fanno spesso con le macchine. Prendono una macchina degli anni 50, sono 70, la fanno tutti, mettono su buffer gigante. Noi abbiamo... Siamo sempre troppo alti per avere proprio una cosa perfetta. Pimp My Monitor. Vabbè, vediamo di staccare tutto. Mettiamo che se lo schiaffassi così. A parte il fatto che poi come cavolo fai a muovere i pulsanti? Non si muovono più. Pimp My Monitor. Capuzzo sti pulsanti di merda. Trovare il modo di attaccarlo così. Metterci un qualcosa qui. Pimp My Monitor. Ah, sta venendo bene, tutto. Ci bisogna stampare un qualcosa di nero, di schiaffarcelo. Però guarda che la larghezza del monitor è perfetta, eh. Cioè, teoricamente 24 pollici, questo era, e questo e l'altro era 23. In realtà anche quello melato è 23. Allora. Adesso studio il grafico, poi torno.
Ok, vediamo come sta procedendo. Cioè, per mettere le viti, ho messo le viti con queste rondelle del 16. Che, come possiamo vedere qui, si avvita e prende un pezzetto del monitor, del bordo. Quindi lo fa tenere lì. Allora, vediamo un po'. Poi ho preso questi pad qui, di spugno, li ho messi dietro, perché sta parte qui andava troppo giù. L'ultima cosa che però non ho guardato, però per il momento volevo solo mettere tutto, vedere come stava, è se riuscirò a inserire l'alimentazione. Dietro i buchi ci sono, però... Allora, dove stiamo? Mettiamo un altro questo. Allora, prendiamo una rondella del 6. Ciuschi, le rondelle del 6! Farla scendere un sotto. Allora, una canita. Di qua, ecco. Ale! Vediamo come sta. Ci sta. Adesso proviamo a mettere lo schermo. Lo schermo sarà quel che sarà. Ovviamente non è che vai molto in dentro. Adesso qui prenderemo un coso nero che così chiude e non si vede. Voilà! Olè! È venuto benino, dai! Prendiamo la... Ta-ta-da! Allora, da davanti non è male. Di fianco ha un leggero spessore che se uno volesse potrebbe migliorarlo togliendo tutto la plastica del monitor, però poi bisogna... non lo so. Adesso comunque mettiamolo un po' meglio, puliamo il vetro, vediamo se abbiamo una striscia nera da mettere sopra e poi facciamo... lo accendiamo. Ah, sì. Vediamo se riusciamo a inserire le alimentazioni. Spero nella fortuna. Ai 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 ai, abbiamo un problema. Non ci sta. Un dettaglio di poco conto che non ho tenuto in considerazione all'inizio. Allora, secondo me l'unica, la cosa bella da fare sarebbe fare un mega buco dietro, che poi ci puoi schiaffare tutte le robe che vuoi, anche, cioè, largo come quello. Solo che per tagliare sto pezzo di alluminio, uno dice l'alluminio è una stronzata. Non è tanto una stronzata, è anche spesso. Adesso guardiamo. Ok amici, dobbiamo solo fare un buchetto dietro. Useremo questo flessibile. Allora, amici melati, non guardate. Chiudete gli occhi, vi dirò io quando riaprirle. A parte il fatto che secondo me è una merda. Comunque, ormai la frittata è fatta, bisogna continuare. Piacerebbe avere una bella plasma torch. Invece non ce l'ho. Allora, amici scie chimiche, probabilmente respirerò polvere di alluminio, metallo pesante. Quello che c'è nelle scie chimiche, non guardate.
Ok, siamo pronti. Safety first. Così mi arrivano tutte le cose. Nelle dita. C'è anche quella merda lì. Provare a tagliarlo. Vabbè, adesso ci vediamo. Vediamo come procede. Un lavoro abbastanza impegnativo, devo dire. L'avevo un po' sottovalutato inizialmente. E lo metto dentro apposta. Anche un lavoro molto melato, eh. Tantissima tecnologia qua. Ma perché non, io dico, perché non usano, la Apple non usa la plastica come la Samsung? Avrei già finito. Cioè, secondo me la Apple adesso inizia a usare il titanio e lì ci vorrà la lava per fonderlo. Una torcia spaziale. Cioè, non è mica come aprire una scatola di tonno qua, eh. Sembra, però c'ha 3 mm di alluminio. Adesso ti voglio qua fare il avanti indietro, dondolino, facciamo dondolino in modo che si spezzi. Devo darci un'altra segata. Vabbè, poi vi faccio vedere come sta venendo. Ok, il buco è venuto perfettamente, non si vede niente. Possiamo notare che adesso i cavi ci passano molto bene. Guarda. Perfetto. Adesso lo riagganciamo tutto e facciamo il collaudo. Anzi, prima dobbiamo anche un po' pulirlo. Ole.
Ok, montato, ho messo tutte le viti, ci ho messo questo coso nero sopra, perché altrimenti si vede. Ho messo tutte le viti così, ho attaccato tutto, speriamo che funzioni ancora. Olè. Allora, mettiamo il vetro sopra. Diciamo che sopra si può trovare un nero un po' fatto meglio. Vabbè, sotto non si attacca. Sopra. L'unico problema. Questo dovrebbe essere pimpato di brutto. Allora, accendiamo. Ok, siamo pronti per l'accensione. Tenetevi forti. Ciuschi! Ah, ecco. Ok. Ah, certo. Che bello! Solo dobbiamo mettere a posto. Il nero sopra fa cagare, quello bisognerà riguardarlo. Guarda, funziona! Sì. Il nero sopra è duro. Non fa un po' filtrato sto video, sto schermo? No. Tra l'altro questo è proprio lo schermo tipo melato. Quel nero lì non va male se praticamente lo tagli dritto, storto. Si è storto nel montaggio, si vede. Comunque il nero è un po' opaco, bisogna avere un neo nero, bisogna prendere un coso apposta. Bisogna prenderlo uguale al coso, nerissimo. Allora, gli unici problemi sono che non avete più i controlli. Se dovete andare ai controlli dovete tirare su. I controlli sono qui. Cosa? Perché anche il vetro non si chiude tutto, guarda. Beh, dai, ok, dai. Aggiustato. Insomma, ci siamo. Ecco, vediamo com'è venuto. Quello sono io. Questo è il monitor. Allora, guardiamolo nei dettagli. Allora, il davanti diciamo che è un po' secondo me non è storto, perché sarà il tavolo storto, perché non si allineano, c'è come uno spazietto, ma il tavolo è un po' così. Comunque, che vedi, no, qui lo schermo non è storto. Sopra è un po' da aggiustare, voglio mettere un nero più nero, insomma, più nero che non si può. Ovviamente i problemi sono che non si chiude perfettamente. Quindi rimane così. La pulsantiera non si può più usare, però basta che fai così, tac tac. Poi esteticamente, aspettate, queste sono immagini forti, melati. Il bucone. Alla fine ho dovuto fare questo bucone qui. Però non è che puoi fare una frittata senza rompere due uova, insomma. Ciuschi, te che ne dici? È bello? Bellissimo. Va bene, allora per il momento si conclude questo Pimp My Monitor. Ciao a tutti.